privatizzare tutto, anche la RAI? La RAI per prima. La RAI per prima, perché lo scandalo del modo in cui viene gestita, vengono fatte le nomine. Guarda, poi la RAI è proprio veramente uno specchio meraviglioso, perché ci sono tutti, maggioranza, opposizione, tutti, chi più che meno, ovviamente ci sono anche, come in tutti questi posti, non è che sono posti dove c'è solo gente per male, ci sono anche molte persone per bene, professionisti, gente che sa fare il loro lavoro, ma questa gente che sa fare il proprio lavoro è schiacciata da una maggioranza di capitati lì per caso, di gente che va lì per sedurre delle giovani stagiste, di insomma una cosa che grida vendetta, e che in mano a un privato non sarebbe la stessa cosa. È meglio che la RAI abbia, come tutte queste cose, è meglio che abbia un proprietario identificabile con nome e cognome. Un unico proprietario per tutta la RAI? Io preferirei che fosse un editore comunque riconducibile a uno, a un capo, perché se la RAI finisce in mano, a volte i privati prendono quel virus della politica, che si mettono insieme, formano dei consorzi, fanno un po' l'uno, un po' l'altro, lottizzano, lo dico fra virgolette, e danno la loro prova peggiore. Allo Stato il compito di sorvegliare che nessuno vada fuori dalle regole, poi se la vedono loro. Io sono convinto che questa sia la soluzione. Quello che accade in RAI è una degenerazione di quello che accadeva nella Prima Repubblica. È peggio, sono dirigenti capitati per caso, non tutti ovviamente, i più bravi li vedete subito, sono quelli che se ne vanno, sono quelli come Ruffini che appena possono prendono il treno e vanno a lavorare per aziende molto meno importanti, se Ruffini sta andando alla 7, molto molto meno importanti della RAI, ma riconducibili a un unico.